Eccoci qua, intanto attacchiamo la macchina che si deve riscaldare. Io mi sono già tagliata i miei negativi da questo qua e andiamo a prendere il nostro gel. Mi raccomando, questo gel va sempre tenuto al buio perché è fotosensibile, quindi si può alterare. Ci prendiamo le nostre basi magnetiche, vedete, e prendiamo questa, dove vediamo questa scannellatura, che sposto la macchina che riflette, non vedete, vedete? Questa. E io non userò questo, non lo userò perché mi serve tutta, perché se io avessi dovuto mettere soltanto questo, avrei dovuto mettere il negativo, questo e poi questo, ma questo adesso a me non serve perché voglio usare tutto, quindi metto il mio negativo qua, poi l'altro pezzo, l'altro negativo qua sotto, metto questo qui, adesso vi faccio vedere. Dove vedete scritto Image Pack, ma lo dovete vedere voi, quindi dal dritto, vedete c'ha questa conca, questo va sotto, quindi facciamo così, mettiamo il nostro l'altro pezzo magnetico e facciamo una pressione. Vedete, dovete premere in modo che si imprima. Vedete? Questo è il dietro e questo è il davanti. Ora abbiamo impostato il nostro timer a 1:40, a 1 minuto e 40. Prima di accendere il timer, mettiamo dentro per 6 secondi la nostra. Dalla parte che vediamo la scritta dritta, così da questa parte qui, vedete? La mettiamo dentro per 6 secondi. Quindi contiamo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Giriamo sempre dallo stesso lato e mettiamo dentro per 1 minuto e 40 e facciamo partire il timer. Intanto ci siamo procurati l'acqua, vedete la bacinella di acqua, il nostro detersivo per pulire il timbro e la nostra spazzolina. Ecco, spegniamo la macchina, togliamo fuori questo, apriamo e vedrete che ora tagliamo dove ci sono le nostre linee. Mi raccomando. Togliamo il pezzo sopra. Vedete? Questo. Ora prendiamo la nostra bacinella, immergiamo e prendiamo un po' di detersivo e
e con la nostra spazzolina andiamo a pulire quello che è in più. Un altro po', vedrete che è bellissimo. Io questa macchina e grazie a Pretty Kit sono riuscita ad averla. Ora mettiamo nell'acqua in questa bacinella piccola qua. E impostiamo il nostro timer a 2 minuti. Ecco qua. Adesso lo azzeriamo. A 2 minuti, guardate. Accendiamo ancora la macchina. Mettiamo dentro il nostro timbro e aspettiamo 2 minuti. Ecco qua, chiudiamo e tiriamo fuori il nostro timbro, lo asciughiamo. Guardate, vedete? Si vede? Ora taglio la sagoma. Questi li buttiamo. Ora ci prendiamo questo che è quello per montare, per mantenere nel blocco saldo il timbro. Lo attacchiamo qua, ci mettiamo sopra il nostro timbro, vedete che non cade, e ora stampiamo, proviamo a vedere com'è venuto. Forse è meglio tagliamo
Questo è quello per serve per mantenere fermo il timbro. Ed ecco qua, vedete il timbro. Legge tutto. Proviamo forse adesso col nero. Proviamo col nero che forse si vede di più. Questo. Qua, guardate. Adesso in camera è un po' difficile, questo è venuto, ho dato poco inchiostro, ma è difficile farvelo vedere bene. Forse così lo riuscite a vedere. E questo è quanto. Allora, io vi ho fatto vedere la macchina, come funziona, e potete creare tantissimi, ma tantissimi timbri, credetemi, è fenomenale. Bene, ora che vi ho fatto vedere la macchina, e questi sono tutti i timbri che ho provato. Vi volevo dire che sabato 18 e domenica 19 aprile Pratikit è in fiera a Rimini. Precisamente si chiama Liberamente la fiera ed è ospitata da Fantasy Hobby. Ci sarò anch'io e vi farò vedere, farò una dimostrazione di questa macchina, vi farò vedere il funzionamento dal vivo. Se volete venire, siete le benvenute, anzi, mi fa tantissimo piacere, così ci conosciamo e spero di essere stata chiara nel video. Per qualsiasi informazione o avete dei dubbi, mandatemi un messaggio privato o un'email. E vi risponderò più presto. Per ora è tutto, alla prossima e ci vediamo in fiera. Ciao!